Autolesionismo allo stato puro non è una novità, anzi una costante di questo Pescara che ai limiti evidenti sul piano del gioco unisce anche la caratteristica di farsi del male da solo. Altro suicidio perfetto, doppio vantaggio con un uomo in più, ma evidentemente non basta. Rimonta del Perugia, ridotto in 9 negli ultimi 8 minuti, senza dubbio un'impresa pari meritato a prescindere dagli episodi, il 2-2 viziato da fuorigioco. Da una parte infatti c'è una squadra organizzata, dall'altra no. Baroni, l'ex Camplone e il centrocampista del Perugia, Valerio Verre. Beh, questa è stata una delusione fortissima? Molto, molto, perché come ho detto prima non c'erano i presupposti, no? Siamo andati in doppio vantaggio con l'espulsione, purtroppo non riusciamo a capire questi momenti dove dobbiamo alzare ancora di più l'attenzione e la determinazione, specialmente negli ultimi metri. Bisogna difendere meglio sia sulla palla inattiva che su quell'azione, perché siamo in netta superiorità numerica e non si può subire questi gol. Poteva andare anche meglio secondo me, quindi peccato per le... Si recrimina il Perugia? No, non è che recrimina, però il secondo tempo siamo usciti fuori benissimo, con l'uomo in meno la squadra è cresciuta tantissimo, non abbiamo sofferto più gli attacchi loro, quindi abbiamo tenuto bene il campo con l'uomo in meno. Ha spostato Lanzafame più avanti, Fabinho l'hai allargato. Esatto, siamo passati con Crescenzi a 3, quindi è inutile stare ancora lì dietro su 2-0, peccato perché... Quindi è stato premiato il tuo coraggio? Ma io credo che nel calcio c'è bisogno di coraggio, poi si vincono, si perdono le partite, però c'è bisogno di coraggio. Come hai visto il Pescara? Male. No, non parlo degli avversari, preferisco guardare il Perugia. Non succede niente. No, no, ma una squadra... Sarai condannato, pene capitali. No? Una squadra forte tecnicamente, cioè non stiamo qui a parlare, certo oggi sul 2-0 la potevano magari gestire meglio, però problemi loro. Baroni conferma il 4-3-1-2 ma cambia inopinatamente la posizione degli attori. Rispetto ad Avellino, Memusciai metodista, Bjarnason mezzala, a dire il vero, fuori dal gioco. Brugman nella terra di nessuno, alle spalle del tandem Melchiorri e Pettinari. Ancora panchina per Matteo Politano. Difesa orfana di Salamon, problemi alla schiena. Puccino preferito a Fornasier quale partner di Zuparic. Nel 3-5-1-1 disegnato da Camplone, Lanzafame in mediana, Fabinho a ridosso di Ardemagni. Nel primo tempo poco nulla da segnalare, se non all'intervento di Fiorillo su questo colpo di testa appunto di Ardemagni, lasciato colpevolmente solo nel cuore dell'area biancazzurra. Ripresa senza dubbio più vivace, espulso Comotto, chiara occasione da gol, soprattutto calcio di rigore, fallo su Melchiorri liberato da Gaston Brugman. Memusciai dal dischetto non sbaglia, 1-0 Pescara. Passano 5 minuti, 15°. Pettinari ispira splendidamente Melchiorri che gira Coprivez e lo infila di giustizia. 2-0, sembra fatta ma così non è. 23°, cross di Verre, la linea difensiva si muove malissimo, Zampano non copre come dovrebbe, Ardemagni ringrazia, 1-2. 28°, punizione di Fossati, libera Puccino, raccoglie Verre, destro, palo, tapin di Goldaniga in netta posizione di fuorigioco, non rilevata da Santoro di Catania, secondo assistente dell'arbitro a Battista di Molfetta. 2-2, tutto da rifare. Politano per Selasi, si torna al 4-4-2, ottima chance per Pettinari su invito di Zampano, colpo di testa però centrale, quindi la poderosa conclusione di Memusciai sventata in angolo da Coprivez. 40°, Goldaniga, Bjarnason, intervento scomposto del difensore umbro ma sul pallone, da cartellino rosso invece per Abbattista di Molfetta, doppia inferiorità ma il Perugia resiste. All'ultimo respiro, opportunità per Gianluca Caprari, subentrato a Pettinari, il 10 biancazzurro perde l'attimo e si incarta all'atto del dunque, e alla fine solo fischi fragorosi e soprattutto meritati. È normale che ci fosse delusione, perché siamo tutti delusi assolutamente. Come hai visto il Pescara? L'ho visto un po' col freno a mano tirato, tutto qua. È una squadra che secondo me, se uno scioglie le briglie, può essere devastante, perché davanti ha giocatori veloci. Quindi c'è stato autolesionismo allo stato puro oggi, questa è la sintesi della tua analisi. È un pochettino, noi siamo abituati a questo, ci piace farci un po' del male. Adesso basta però. Non lo so se...
assolutamente, sono, assolutamente, assolutamente. Tuo ritorno a Pescara come sta? Ho perso 10 anni oggi, è inutile che non nascondo. Sono arrivato abbastanza tranquillo, poi quando sono sceso dal pullman qui allo stadio è stato devastante. C'è un mix di ricordi in testa? Ma io ho fatto l'esordio nell'84 con Caduzzi. Con pianto Caduzzi. Quindi ho lasciato Pescara nel 92 con la vittoria del campionato. Quindi sono tanti ricordi belli, io ho tanti ricordi belli. Ci vivo, spero che il Pescara vada in Serie A. Magari speri di sederti su quella panchina, beh, ci sta, è cioè una legittima aspirazione. Ma fa parte del nostro lavoro, se la società mi chiama non certo dico di no. Come quando giocavo, mi hanno chiamato a Perugia, sono andato a giocare a Perugia. È come te, se ti chiama un'altra TV privata o un'altra TV che ti dà più soldi. Non lo so, bisogna vedere. Vai a piedi, anzi vai con la bicicletta, quindi è inutile che ci nascondiamo, è un lavoro, quindi è normale che poi qua se torni a Pescara c'è tanti tanti ricordi belli. Lo congediamo, grazie Andrea, grazie ad Andrea Camplone.